Sapete che in questo tutorial vi spiegherò come proteggere con le password le vostre cartelle? Sigla! Signore e signori, salve a tutti! Vici 17 dall'informatica povera povera. Oggi vi spiegherò. O papale papale. Oggi vi spiegherò come si proteggono le cartelle del nostro computer. Userò due programmi diversi. Che, come ripeto continuamente, cercate di usarli per a seconda le vostre esigenze. Non prendete tutto quello che faccio come religione, ma cercatelo di renderlo vostro. Ecco, detto chiaramente. Quindi, oggi pure un altro di quei rari casi che io farò vedere anche l'installazione del software. I software in questione sono due. Il primo è AXCrypt, in poche parole, ESCrypt. Perciò, per non fare cacofonie di lingua e di dislessia, io dico solo il crypt. Quindi, il secondo software invece è EasyFile Looker. Cioè, penso che ho detto meglio quel nome e non questo, che era più facile. Bravo Salvatore. Sì, Vici 17 si chiama Salvatore. All'anagrafe non mi chiamo Vici 17, cioè senza 17. Allora, una volta che abbiamo installato, scaricato i nostri file di installazione, li andiamo a installare. Io voglio andare in ordine così, perfetto. Allora, qua devo chiudere questa cartella adesso, poi vi farò vedere. Allora, andiamo con l'installazione del primo file, una cosa alla volta. Quindi guardatevi il tutorial, fatelo pure voi insieme a me e poi vedete quale sia il software che soddisfa le vostre esigenze. Andiamo avanti, queste sono le cose che... Mamma quanto le odio, mamma! Non accetto, perché io, se ho scaricato un programma, perché mi devi dare questo in gioco? Comunque, non accetto, perfetto. Vai con l'installazione. Ok, registra, non lo voglio registrare. Finish. Va bene, abbiamo finito. Adesso prendiamo il software. Dove lo troviamo adesso il software? Vi faccio l'esempio. AX non c'è. Se andiamo a vedere dov'è, non c'è il software, perché noi questo software lo abbiamo nel nostro menu contestuale del... meno contestuale, appunto, si dice. Quindi, adesso, che cosa bisogna fare? Lo troviamo, il software, in poche parole, la funzionalità del software, solo quando si clicca con il tasto destro sul file da proteggere o sulla cartella da proteggere. Quindi, io voglio proteggere la cartella, questa qua, come mettere una password ad una cartella, cioè il video. Ci clicco con il tasto destro e faccio EXCrypt. Scusate, script è un'altra cosa, script. Una volta fatto questo, ci sono tante opzioni. Cifrare e copiare, cioè potete fare... Lo potete cifrare e basta, cioè mettere la password. Mettere la password e copiarla in un'altra parte. Oppure cifrare e creare un punto .exe. Noi mettiamo la cosa che vogliono tutti, in poche parole, senza che si rincoglioniscono a destra e a sinistra, è solo la cifratura, a password, senza complicazioni, senza niente. Cifrare, inserire una password, io metto 1, 2, 3, 4, 5, 6, spero che non sia questa pure la vostra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, lo ripeto, in verifica password. Va bene? A questo punto, key file, si può anche... In questo caso si può anche creare un key, diciamo così, per recuperare la password in caso noi ci rincoglioniamo. Però, cioè, se noi ci salviamo il key, cioè fare 2 più 2, in poche parole una persona vi fa ugualmente la password. Quindi la password tenetevela bene in testa. Vi ricordo anche un'altra cosa, spero che sia uscito il video, se no prossimamente uscirà, se no sicuramente... vabbè dai, ci siamo capiti, è uscito sicuramente un altro video mio su come creare una password sicura ed è facile da ricordare. Andate nei video, nella playlist utilità, eccetera eccetera. La playlist è sempre qui sotto, vi raccomando, qui. Ok. Una volta fatto questo, memorizza password, in caso se volete memorizzare password, se vi secca scrivere, però in questo caso è un suicidio. Ricorda e usa password di default, in questo caso è un suicidio d'occhio. Ecco perché, ok. Perfetto, abbiamo creato la, come si dice, abbiamo messo
la password. Fermi, fermi, non partite a 300. La password, noi selezionando una cartella abbiamo messo con una password, con un'azione abbiamo messo, abbiamo protetto con la nostra password tutti questi file. La cartella si può vedere, ma se io vado a cliccare sul programma, per esempio sul programma, oppure in desk, la descrizione che avrà questo video, non lo posso aprire. Perché? Perché mi chiede una password. Se ci fate anche caso, adesso l'estensione non è più, come state vedendo, .exe, ma è .axx. Adesso, noi vogliamo sbloccare un nostro solo file, questo qui, voglio visionare questo file. Ci clicco due volte, inserisco la password, 1, 2, 3, 4, 5, 6, premo invio, e questo qui sarà, questo che state leggendo adesso, è la descrizione del video, e queste sono le keywords del video. Vedete? E l'abbiamo visto. Una volta che abbiamo chiuso, ecco qua, potete salvare, logicamente i file vengono salvati, non c'è nessun problema. Sblocchiamo solo questo file adesso. Tasto destro. Xcrypt. Decifrare. Andiamo a decifrare. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Abbiamo decifrato solo un file. Va bene? E questo qui, ci clicchiamo due volte. Tatan! Fatto! Decifriamo tutta la cartella. Tasto destro. Mettiamo pure la password di nuovo, perché non ci so mai che arrivi il pignolo e dice no, perché se c'è quell'operazione là dove ha inserito già la password, allora in poche parole lo farà, la metterà tutti, dirà qualche minchiata. Quindi io metto la password di nuovo a questo file. Io sono parecchio prevenuto, soprattutto con i pignoli, cioè non mi piacciono proprio i pignoli, cioè se si spiega una cosa in generale per aiutare, poi arriva il pignolo e dice ma questa cosa, vedi, ci sono 7 elementi, ti diranno cose minchia, i pignoli proprio, guarda come li odio. È una cosa essere pignoli, ma non su queste, su determinate cose. Comunque, tasto destro, andiamo su Xcrypt. Ok, ci ho cliccato, sì? Perfetto. Decifrare. Inseriamo la password. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. O era fino a 4? Ho già perso... Ecco qua, era fino a 6. Ho già perso la mia password, perché non la uso mai questa, infatti. Ok, come state vedendo, tatan, abbiamo decifrato tutti in una volta tutti i file dentro la cartella. Ma quanto sono figo, ma quanto sono bello. Ecco, bello. Diciamo bello. Bellissimo. Ok, adesso andiamo a vedere... In caso, signori, io vi ringrazio tanto del video, se vi è interessato già questo fa il caso vostro, perfetto. In caso se vi interessa io vi spiego anche l'altro software, in caso faccia caso al caso vostro proprio l'altro software. L'altro software, vi ricordo di nuovo, c'è il link in descrizione, si chiama Easy File Looker. Andiamo, non riesco a pronunciare, oltre che la mia ignoranza è così abissale. Ho visto per un attimo una specie di cosa che si muoveva, invece era una specie di moscerino cosa. Allora, ci clicchiamo due volte. Avanti, avanti, vabbè, next, che vuol dire, ecco, questi sono i pignoli. Non c'è scritto avanti, c'è scritto next, englettia, chite. Vabbè, ma si capisce. Ok. Avanti, install, non c'è scritto install, c'è scritto install. Mamma, dai, install. Ok, che poeta che sono soprattutto. Run, easy, file, eccetera, eccetera. Yes. Come state vedendo, ha creato una... rimpiccioliamolo un pochino, ecco. Come state vedendo, ha creato un'icona sul nostro desktop. Guardate. Adesso, io lo sposto più di qua, perché adesso vi faccio vedere una magia, diciamo così. Clicchiamo su Easy Looker, perfetto. Che cartella vogliamo proteggere? Questa qui, funziona anche da drag and drop. Ci siamo? Avete visto? È sparita. Fermi, fermi che adesso vi spiego tutto, non partite a 300. System, set password. In caso, cioè, start protection, stop protection. Come state vedendo, lo potete... tra parentesi, c'è scritto sia in system e c'è scritto anche qui con i pulsantini. Start protection, proteggi, è sparita la cartella. Stop, riattiva la cartella. Ancora non abbiamo parlato di password, un attimo. Aggiungi un file.
aggiungi una cartella, cancella, modifica. Questo qua cambia lo stato di protezione, se non erro, non mi ricordo questo. Mai usato, chiaramente mai usato. Set password. C'è sia qui set password, c'è anche qui set password. Va bene? Andiamo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Scendiamo sotto, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. New choose password, perfetto. Quindi, adesso, cosa bisogna fare? Guardate, innanzitutto potete pure dare dei, diciamo, delle piccole informazioni di questo file. Cioè l'accessibile, si può scrivere, vorrei tablet, si può scrivere, modificare, visibile. Possiamo mettere pure visibile, se premiamo ok abbiamo il file là visibile, però non ci possiamo fare niente. In questo caso lo possiamo, la cosa bella di questo, di questo programma, puoi anche nascondere le cartelle, è una cosa finissima. Cioè questa fa il coso vostro per smanettoni. Ci siamo capiti? Per quelli che ancora vivono a casa dei genitori, per quelli che hanno, che sentono i genitori alle 11 a nanna, per tutti quelli, questo, per tutti i ragazzi, questo programma fa il caso vostro, eh? Ok, pensate che quando io ero piccolo, in quel caso come voi, avevo altre tattiche. Comunque, che facciamo adesso? Premiamo su X, chiudiamo, avviamo il programma. Questa sarà in poca parola il nostro contenitore di cartelle nascoste. Quindi, in teoria, se volete nascondere una cosa, cambiategli il nome e gli cambiate il nome e lo mettete, che ne so, in una directory che vi ricordate solo voi, per non essere proprio sgamati del tutto, perché se la mettete sul desktop un pochino si capisce perché, che cosa devi nascondere, che cosa stai proteggendo, va bene? Se in caso la mettete da una parte del computer tipo su C, andate in Windows, vi dovete ricordare voi un passaggio facile: C, Windows, App, Compat, tutte la prima cartella, vi fate tutta una filata della prima cartella. Sapete che alla fine di tutte le cartelle della prima cartella dove l'avete inserito ci sarà il vostro programmino da avviare, se volete pure nascondere queste cose qua. Oppure farò anche un video su come si nasconde un file o una cartella. E adesso ve lo farò vedere, in caso, guarda, il massimo della sicurezza. Però papale detto, cioè il massimo della sicurezza, terra, non iperprotezioni mega galattiche che ci vuole un ingegnere, che lo possono fare tutti. Clicchiamo sul programma, sull'icona, password. Quindi bisogna inserire la password, 1, 2, 3, 4 e 5, 6, chiedo scusa. Invio, eccolo qua. Clicchiamo. Stoppiamo in poca parola la protezione. E ritornate alla cartella. Come voglio dimostrare, eccolo qui. Descrizione: quanto sono figo, quanto sono bello. Signori, più facile di questo. In un altro video, scrivetelo in caso se non l'ho fatto, ma non lo so. Cioè, lo faccio il video, va bene? Perché guardate la data. Chi sta vedendo il video, di questo video, dopo un anno che ho fatto questo video, fidati, il video che sto per dire adesso l'ho fatto. Cioè, su come nascondere una cartella di Windows. Valla a cercare nel mio canale, nella playlist utilità, oppure nella barretta di cerca del canale, scrivi nascondere cartella, come tipo lavorare alla chiave, nascondere cartella, e trovi il video che ho fatto. Signori, in una maniera più semplice possibile, più papale possibile, più devastante possibile, io pedificu vi benedico!